Un premio inaspettato. Dobbiamo darci dentro. Sì. Ecco, è partita. Ciao, Sana. Ma Eric. Eric, cosa ti succede? Beh, io... ho fame. No. Ma perché ti comporti sempre così? Sei incredibile, non hai nessun senso della misura, eh? Dice il saggio, il corpo nutre lo spirito. A me non fa ridere. E va bene, se ben ricordo tu adori il sushi. Sushi? Facciamoci una scappacciata al ristorante di mio zio. Ottima idea, io ho una fame da lupi. Un certo languarino. Su, andiamo. Ehi, Alissa, tu che tipo di sushi vuoi? Penso che comincerò con quella che vuoi. È pesantissimo, come fai? Sana è partita per gli Stati Uniti, ma noi poveri mortali dobbiamo tenerci in forze. Eric, ciao, tutto bene? Sai, ciao. Ho sentito dire in giro che oggi ci sarà un mini esame nell'ora di scienze. Una prova scritta, ma ti pare giusto? Così, senza il minimo preavviso. Uffa, se andiamo avanti di questo passo non so dove finiremo. Ma sì, che vita. Ciao ragazzi, ehi, si può sapere che vi è successo? Avete certe facce? C'è una prova scritta a sorpresa. Tu non hai lezione di scienze oggi? Alla quinta ora. Beh, qui ci vuole una strategia. Potrei studiare solo il capitolo che penso sarà l'argomento del compito. Sì, perfetto. Andrà tutto bene, Eric, vedrai. Potremmo adottare anche noi questa tattica. Cosa ne pensi? Io penso che ho un sonno tremendo. Su, sveglia, è mattina. Tieni, studia solo le parti che ti ho sottolineato. Dovrebbe essere sufficiente. Io intanto prendo i tuoi libri e te li restituisco dopo la scuola. Facciamo cambio, d'accordo? Questo povero libro è in uno stato pietoso. Si vede che sei abituato a dormirci sopra. E questo chi è? È una mia creazione. Questo mi è venuto meglio. Incredibile! Buongiorno, Terence. Oh, buongiorno a te, Alice. Senti come ridono quei due. Sono proprio di buon umore questa mattina. È vero. Mi fa veramente piacere vedere che Eric ha finalmente trovato un po' di tranquillità. Era sempre così irritabile prima. E anche a scuola va molto meglio. Sicuramente è tutto merito della vicinanza di Fanny. Ragazzi, oggi prova scritta di scienza. Basta! Fate silenzio! Eric! Eric, svegliati, Eric! Ho sentito. Ci sarà un compito in classe a sorpresa. Appunto, se hai sentito, perché non metti via quel libro? Oh, ma quello è il libro di scienze di Fanny, vero Eric? Eric è innamorato. Oh, mi hai convinto, non parlo più, ok? Andiamo a vedere quello! Io veramente... avrei voluto vedere l'altro. Oh no, quello è un film dell'orrore. E poi oggi toccava il film romantico, mi pare. Ragazzi, votiamo. Oggi niente pop-storia. Anche lì c'era una storia d'amore tra dinosauri. A te piacciono i tramonti, tesoro? Sì, cara, mi incantano sempre. Ehi, ma quanto manca? Shh. È iniziato mezz'ora fa, quindi ti conviene rassegnarti, sai? Mancheranno più o meno 2 ore. Ma secondo me la trama era un gran pasticcio. E poi lei che ci trovava di speciale in quel tipo? Ma è proprio così che funzionano i film d'amore. C'è un attore affascinante e la protagonista che si innamora di lui. La gente paga per venire a vedere questo, non capisci? Un attore affascinante? E quello secondo te lo era? Beh, anche tu sei molto carino. Ehi, Terence, che ne dici di tirarci su con un bel hamburger farcito? Com'è che ha detto carino? Vuoi rimirarti? Per chi mi hai preso?
Le domande del compito erano esattamente quelle che aveva predetto Fanny. Lei è veramente in gamba per queste cose. Beh, grazie. Eric, hai poi dato un'occhiata alla parte che avevo sottolineato, vero? Dormivo. Che cosa? Dai, racconta la verità. Ti sei addormentato mentre studiavi, ti ho visto. Quindi un'occhiatina gliel'hai data. Beh, allora, speriamo in bene. Senti, Fanny. Sì? Mi daresti un po' delle tue patatine? Oh, ma certo. Tieni. Com'è, ti piace? Ma guarda che bel quadretto. Mi sa che Eric e Fanny... La pensi anche tu come me? Devo confessarti che ero convinta che Eric fosse veramente innamorato di Sana quando lei è partita. Ti ricordi? Ma mi sono dovuta ricredere. In realtà Sana è sempre stata una semplice amica per lui. Invece Fanny gli piace molto. Fanny è seria e precisa, mentre Eric ha sempre la testa fra le nuvole, per cui si compensano. Beh, però, anche io e te siamo una coppia bella e affiatata, non è vero, cucciolotto? Sì, beh, in effetti noi... Questi tipi sdolcinati mi fanno venire la carie ai denti. Ragazzi, prima di iniziare l'esperimento voglio restituirvi il compito della volta scorsa. Venite pure qui a ritirarlo. In generale sono abbastanza corretti. Soprattutto il tuo. Anche se eri beatamente addormentato fino ad un minuto prima, ce l'hai fatta per miracolo. Facci picchia, Eric! Hai preso un voto eccezionale! Non capisco perché il signor Sengoku ha fatto quel commento così acido. Super Eric! Super Eric! Basta, finiscila di trattarmi come se fossi un piccolo genio! Ha ragione lui, certo. Non c'è proprio nessun genio qui dentro. Se lo dite voi. Bravo. E poi siamo tutti amici, no? Sei sicuro di sentirti bene? Certo. Bene, allora d'accordo. Siamo tutti amici. Per ora il tuo tipo è davvero uno sballo, sai? Non so perché, ma mi prudono le mani. Va bene, scusami, non lo faccio più. Stavo solo scherzando. Nessuno capisce il mio umorismo. Ehi, amico, sei fortunato, ti è andata bene. Già... Ma va, è solo un graffio. Fanny è scivolata, poverina. Eric, hai visto? Ehi, hey, Eric! Dove stai andando? Al bagno. Mi dispiace davvero, Fanny. Ti brucia? No, ma figurati. È solo una ferita superficiale. E tu che ci fai qui? Perché non sei in classe? Io, ecco... Eric, ma che ti succede? Ma dai, probabilmente è solo preoccupato per la tua ferita, non credi? Dici davvero? No. Io non capisco. Oh, ma è evidente. Lui non vuole riconoscerlo, ma ci tiene a te. Oh. Ehi, aspetta, Eric! Guarda! Non è niente, è solo un graffio. Capisco. Mi hai per caso visto cadere come una pera cotta? Oh, ma che figuraccia! Secondo me non hai assolutamente fatto una brutta figura. Guarda qui. Che cosa? Hai preso eccellente, oh, Eric, è davvero incredibile! Ed è tutto merito tuo. Sì. Grazie infinite, Fanny. Oh. Di niente! Eric! Oh, scusa tanto, volevo dire Eric, come sta Fanny? Si è fatta male? Però signor Eric suona meglio. È un semplice graffio al ginocchio. Meno male, non è vero? Già. Ehi, ma la fiamma sotto quella provetta non è un po' troppo forte? È tutto a posto. Bene, Eric, la controlli tu la temperatura. Io? Esatto, proprio tu. Dobbiamo partecipare tutti all'esperimento. Uffa, controllare la temperatura? Sai che inutile perdita di tempo. Non cambierà certo la vita di nessuno. E dai, Eric, non brontolare sempre.
Senti un po', Eric, potrei chiederti un favore. Spara. Beh, visto che riesci ad avere un successo strepitoso con le ragazze, mi chiedevo se per caso ti andrebbe di insegnarmi la tua tecnica, ora che siamo amici. Che domande sono? Va bene. Te lo dico in un orecchio. Mi dispiace, scusa, non lo farò mai più, prometto, lasciami! Ma che state facendo? Siete impazziti? Stavamo discutendo. Ah, davvero? E di che cosa? Di qualche argomento romantico? Romantico magari no, però decisamente molto piacevole. Eric, mi è giunta voce che tu frequenti una certa ragazzina. E in tutta sincerità ti dirò che questa storia non mi piace per niente, mi sono spiegato? Ne parli troppo e cerchi di metterti al centro dell'attenzione. Lei ne è geloso. Come? La lezione è terminata. Io non mi reggo più in piedi dallo spavento. Senti un po', ti sembra quello il modo di rispondere a un professore? Secondo me tu e lui non andate d'accordo perché avete lo stesso identico carattere. Ma va, non dire sciocchezze, Terence. Ricordati che in tutti i casi il signor Sengoku rimarrà sempre un insegnante, vale a dire quello che ci dà i voti. E vedi di ficcartelo bene in quella testa dura. Io non ho fatto proprio nulla, è stato lui il primo a provocarmi. Ma voi non pensate che il professore si comporti così per migliorare il carattere di Eric? Cosa? Io ho il cuore d'oro, Eric. Faccio il duro per il tuo bene. Per me è un'ipotesi da scartare, non credo proprio. E perché? Te lo dico francamente, tu cerchi di metterti al centro dell'attenzione con questa storia. Beh, perché mai l'hai fatto, Eric? Non lo so. Cosa vuol dire? Non lo so, non è una risposta. Sei una lumaca! Vediamo il traguardo! Guarda un po' quello, sta guidando come un incosciente, non riesco a stargli dietro. È buono! Senti, non è che stiamo andando un po' troppo piano? Ma perché correre, scusa? Così ci godiamo il panorama. Ma dov'è Eric? Non lo vedo più. Dov'è finito? Guarda, Terence, è laggiù. Ragazzi, voi due frequentate le scuole medie, vero? Perfetto, fantastico, grandioso. Posso farvi qualche domanda? Teen Net. Ehi, ma questa è la famosa rivista per i teenager. Ci sono tantissimi ragazzi che la leggono. È davvero, mi fa molto piacere. Sentite, ragazzi, potrei farvi una foto o due? E a che cosa le servirebbero, scusi? È possibile che non lo sappia. Nel nostro giornale c'è una splendida rubrica intitolata Le coppiette innamorate. Sono certa che la tua ragazza lo sa. Sì, ogni settimana pubblicano le foto delle coppie più innamorate. Esatto, brava! E sono io che scatto le foto. E se voi acconsentirete, voilà! Vi daremo in omaggio questa fantastica penna. Che generosità! Ma è una vera schifezza, Fan. Però io la voglio. E pensate che questo è soltanto l'inizio, cari ragazzi. E visto che siete in due, avete più possibilità di vincere. Esattamente. Allora che dici? Se tu ci tieni, tanto a me non costa nulla. Ok, ragazzi, sistematevi lì, vi faccio una foto davanti al castello. Non fate i timidoni, avvicinatevi di più. Perfetto, il braccio attorno alla spalla, ci siamo, fermi così. E adesso sfoderatemi un bel sorriso da innamorati. Bravissimi, siete proprio stupendi, sapete? Che bella! A scuola mi invidieranno tutti! La vostra foto verrà pubblicata sul prossimo numero. È ora di andare, vieni. Mi scusi, non è che scatterebbe una foto anche a noi, signorina? Beh, si può anche fare. Hai ancora qualche foto nel rullino? Sì, giusto un paio. Pronti allo scatto? Certo! Lei che cosa ne dice di questa posa? Ciao! Era l'ultima rullina finita, mi dispiace. Già, le pellicole costano care. Terence ci è rimasto male, guardatelo. Senti, Alyssa. Sì? Mi dispiace tanto. Non pensarci, non ti preoccupare, io non ci tenevo, Terence.
Però se decidessero di pubblicarla sarebbe imbarazzante. Non c'è questo rischio, di certo la scarteranno. Io comunque mi sono divertita. Grazie mille, Eric. Di niente. Spero che staremo insieme per tanto. Anzi, vorrei tanto che la nostra storia durasse per sempre, lo confesso. È presto per dirlo, non possiamo saperlo. Lo sai, negli ultimi tempi sei molto carino con me. Una volta invece qualsiasi cosa dicessi mi davi torto e ti ribellavi. Però non ottenevo niente, l'avevi sempre vinta tu. Non serve a niente litigare con te. Tanto alla fine hai sempre ragione, ormai l'ho capito. Ma va, non è sempre così. Ti sbagli. Tu invece non sbagli mai. Questo è vero. Non avrei mai immaginato che il rapporto fra Eric e Fanny avrebbe avuto uno sviluppo di quel genere. Forse perché la mia attenzione allora era assorbita da qualcos'altro. No! Hanno pubblicato quella foto! È terribile! Sai che figura facciamo se qualcuno se ne accorge? È una tragedia! Senti, non drammatizziamo. Magari se non lo diciamo a nessuno la facciamo franca. Sì, però è un peccato. Ehi, aspetta! E la foto di Eric e Fanny dove l'hanno messa? Non so, non la vedo. Ma è strano. Se hanno deciso di pubblicare la nostra, figurati se non hanno scelto la loro. Hanno vinto un premio! È la foto di Fanny! Chissà dove è finito Eric. Sono un po' preoccupata. Ragazzi, che scoop! Eric ha colpito ancora, è davvero un mito quel ragazzo! È vietato correre nei corridoi! Scusi. E questo cos'è? Ecco, veramente è un giornale, sì. Questo è Eric. Oh! Ehi, Eric, non ti ho mai visto con un'espressione simile. Sì, sei tenerissimo in questa foto. E Fanny sembra davvero felice. Mi dispiace, mi sa che stavolta dovremo cedere il premio di miglior coppia a Eric e Fanny. E sta zitto, starnuto ambulante. Tutto bene, Terence? Eric, scusami, non pensavo che sarebbe andata così. Ehi, guarda, sono quelli che hanno vinto il premio per la migliore coppia. Sì, è vero, che sono carini, proprio loro, è vero. Che adesso mi sento talmente imbarazzato. L'ha presa male. Guarda che carini, Fanny è venuta veramente bene in questa foto, non trovi anche tu? Beh, non è questo il punto. E poi Eric, che di solito è così scontroso, qui sta addirittura sorridendo. Ti ho appena detto che non mi interessa. Certo che è bello essere giovani, non è vero? Sei così superficiale, proprio io non ti capisco. Senti, prendo un attimo il tuo registro. Pronto, buongiorno signora. Lei è la mamma di Fanny, immagino. Sono il signor Sengoku e la sto chiamando dalla scuola media. Sono l'insegnante di scienze di sua figlia Fanny. Mi dispiace disturbarla, signora. Vengo subito al punto della telefonata. Vorrei farle un paio di domande su Eric, il ragazzo di Fanny. Sì? Sì? Esatto. L'incontro per la promozione si avvicina. Fate del vostro meglio. È davvero incredibile come questi mesi siano trascorsi in fretta, ragazzi. Il Senal è tornato a casa. Sana, insieme. È vero che ha conosciuto suo padre a New York. Sana, ti prego, guarda da questa parte.